Lettera aperta al ministro del lavoro Di Maio. Caro ministro del lavoro, per dare lavoro a tutti ed attuare nel contempo la flat tax, portando le attuali tasse dal 24% al 15% alle aziende, con risparmio del 9% sul 24%, e dunque portando un alleggerimento del 37% sull'attuale tassazione, basterebbe fare questo e non costa nulla. Occorrerebbe imporre, a parità di paga mensile, un giorno di 7 ore lavorative anziché 8, per creare il 12,5% di lavoro già esistente, ma che sarebbe fatto da persone nuove e che oggi disperatamente lo cercano. Le aziende, non riducendo la paga mensile a nessuno e affrontando così un 12,5% di costi in più, con il 37% da loro risparmiato sulle tasse per la flat tax, lo potrebbero anche gradire, avendone un certo qual risparmio. Per indurre le aziende, ridotto l'orario, ad assumere, la flat tax per le aziende si attui solo dopo che hanno assunto i nuovi addetti. Il governo, caro ministro, potrebbe anche poi fare ancora di più, perché, non essendoci quasi più disoccupati, diminuirebbero i furti e tutte le opere illegali fatte da tutti coloro che, non avendo reddito, vivono da delinquenti, cosa non da trascurarsi. Tutta la competizione oggi esistente e i disaccordi tra i disoccupati italiani e coloro che immigrano in Italia cercando un lavoro sarebbe ridotta al minimo. Cesserebbe questa assurda lotta contro gli immigrati. Assurda se pensiamo che molti più giovani italiani oggi emigrano per le stesse ragioni della mancanza di lavoro adeguato qui in Italia. Vi toglie anche quella bella grana del reddito di cittadinanza per chi non lavora, che non è facile né ha immediata copertura, avendo dato gratis e subito lavoro a tutti. Il governo potrebbe fare ancora di più per favorire le nuove assunzioni a tempo indeterminato, agevolando ancora di più le aziende che lo fanno, abbattendo ancora di più le loro tasse se occorra, fino ad assicurare a tutte un buon risparmio rispetto ad ora. Basta il decreto delle 7 ore al giorno, 35 in 5 giorni settimanali, con media di 5 ore al giorno ogni settimana, corrispondente alle 150 mensili, abbinato al decreto della ridotta tassazione alle aziende che collaborino. Tutti i risparmi derivanti dalla cassa integrazione e da tutti gli altri sussidi per dare risorse economiche a chi non lavora e non guadagna a sufficienza, a chi controlla la delinquenza ad ogni livello, a chi deve gestire il contenzioso, a chi deve provvedere ai rifugiati, ai carcerati, potranno essere finalmente usati in modi più proficui, rilanciando il benessere. Diminuisce finalmente il bisogno, la protesta e si vive finalmente, si spera, tutti più felici. Forza e coraggio, fatelo non solo
non vi costa nulla, ma vi rende a questo punto non necessario lo stesso reddito di cittadinanza per chi non lavora, una volta che avete costretto le aziende ad assumere tutti, togliendo ad esse la possibilità di sfruttare per 8 ore al giorno chi lavora. Come disse Grillo alcuni anni or sono, lavorare meno, lavorare tutti. Quindi, caro Di Maio, lo stesso Grillo la pensava in questo modo. È in questo solo modo che si può risolvere, non avendo quattrini né per la flat tax né per il reddito di cittadinanza, di fare immediatamente e per semplice decreto tutti e due.